Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Nella festa di San Benedetto sentiamo la gioia di condividere questo momento. È l'occasione per ritornare alle sorgenti, alla radice. La scelta della vita monastica ha proprio nel suo fondatore, insieme a Basilio, forse una figura che ci riporta davvero all'essenziale. Condividiamo con le nostre sorelle. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quell'ora nacque tra i discepoli anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. E Gesù disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come è colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure, io sto in mezzo a voi come colui che serve». Parola del Signore. È proprio nella festa di San Benedetto un tornare alle sorgenti, un tornare laddove il cammino è iniziato. E questo vale per tutti noi, non solo per chi vive nella spiritualità di Benedetto. Ma credo che davvero questo dono che il Signore ci fa ogni anno di celebrare la festa appunto di San Benedetto aiuta tutti a tornare un po' al punto chiave. Chi è il monaco, la monaca? Chi è appunto colui che si mette per questa strada? Non è nient'altro che un discepolo del Signore. È uno che appunto, ce l'ho appena ricordato l'Evangelista Luca, è uno che guarda al Signore Gesù: io sto in mezzo a voi come colui che serve, come a dire: guardate a me. E credo che ricordare, fare memoria appunto di questa radice che è l'essere discepoli del Signore, imparare dal Signore Gesù, ecco, credo che questo vale per chi vive la vocazione monastica, ma per tutti noi. Il Signore chiama ciascuno di noi secondo la propria strada, il proprio cammino, il proprio sentiero, ad essere un discepolo, una discepola della sua via, della via che lui traccia per noi. E la ricchezza appunto della liturgia di oggi ci offre almeno tre indicazioni preziose. Sicuramente ce ne sono molte altre, ma queste tre mi sembra che dicano tre atteggiamenti, tre attitudini proprio per il discepolo e per chi vuole restare fedele alla vocazione monastica.
La prima, sicuramente, il primo atteggiamento, la prima parola forte è proprio quella dell'ascolto. Lo abbiamo sentito nel libro dei Proverbi. Le prime parole sono proprio quelle che richiamano la regola. Figlio mio, se tu accoglierai la mia parola e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza. Il primo atteggiamento è proprio l'ascolto. Un ascolto, ci dice questa parola, che non è fatto solo con l'orecchio ma col cuore. E credo che sia davvero prezioso per noi ripartire ogni volta da qui, rimetterci sempre in ascolto, non tanto delle nostre belle idee, delle ispirazioni, delle indicazioni che magari il mondo ci offre, ma di ciò che il Signore ci sta indicando. Ascoltare con l'orecchio vuol dire mettersi in ascolto col cuore. E questa è la prima indicazione preziosa. Quando ci perdiamo e quando finiamo per smarrire la direzione o la strada è perché abbiamo dimenticato questa attitudine, quella all'ascolto. E poi la seconda è quella che abbiamo riascoltato da Paolo, quando richiama appunto i cristiani, non solo della Chiesa delle origini, ma tutti noi, alla comunione. Un ascolto che genera comunione, perché mettersi alla scuola del Signore Gesù, mettersi sotto quella parola, appunto, permette a tutti noi di ritrovare comunione per camminare insieme. È una comunione però fatta, appunto, usando le parole di Paolo agli Efesini, di umiltà, di dolcezza, di magnanimità, di sopportazione reciproca nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. So che non sto dicendo niente di sconvolgente, ma vivere insieme non è facile. E poi c'è chi sceglie anche di rompere la comunione, di separarsi, di continuare un cammino, ciascuno per la propria strada. Scegliere di seguire il Signore vuol dire ritrovare che appunto è in Lui la vera radice della nostra comunione, del camminare insieme, una chiamata non solo a seguire Lui, ma a seguirlo insieme ai fratelli e alle sorelle che ci sono date. E dunque ascolto è il punto di partenza, comunione è il frutto, è il primo dei frutti, ed è un frutto mai guadagnato una volta per tutte. Vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. Ed è quella appunto di essere discepoli e di vivere appunto anche questa vocazione, la vocazione monastica. Credo che sia un'altra indicazione preziosa. La terza parola, il terzo atteggiamento che abbiamo sentito dal Vangelo di Luca è quello che potremmo chiamare, tradurre con il servizio, lo spirito di servizio. E anche questo ci fa vedere tra le righe come spesso il vivere insieme può generare tensioni, contraddizioni, competizioni, forse una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Ma perché? Ma da dove nascono queste discussioni? C'è una classifica, bisogna sentirci sempre migliori di qualcuno, più grandi, più avanti? Eppure le dinamiche umane qualche volta ci restituiscono a noi stessi, ci mettono davanti le nostre piccinerie, le nostre fragilità, il nostro peccato. E Gesù dice: guardate a me, io da che parte sto? Che ruolo ho scelto? Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Gesù che si fa servo, sappiamo appunto, lo ricordiamo nell'immagine forte appunto del Vangelo di Giovanni, quella della lavanda dei piedi, che Gesù è Signore e Maestro, appunto come dirà proprio lì al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Se io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, così fate anche voi gli uni gli altri. Dunque lo spirito di servizio, che è un modo per tradurre l'amore,
l'amore reciproco, l'amore fraterno. È questo che ci permette di perdonarci, di restare in un atteggiamento di umiltà e di rimetterci sempre e ogni volta in ascolto. E chiediamo proprio questo, mentre facendo memoria di San Benedetto riconosciamo che il Signore ha donato e continua a donare figure di riferimento alla sua Chiesa, sentiamo che per noi l'invito è proprio questo, per tutti noi, ciascuno secondo la propria vocazione, come diceva Paolo, vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto. Signore, qual è la mia chiamata? E oggi, e questo giorno, come potrò viverlo nella sequela seguendo te, restando fedele alla mia chiamata? E come davvero posso ancora una volta, nell'ascolto, nella comunione, nel servizio, essere un piccolo strumento delle tue mani perché il regno venga un po' di più anche oggi. Preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che, seguendo gli insegnamenti di San Benedetto, celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera per Cristo nostro Signore. Concludiamo la nostra celebrazione e chiediamo per questa comunità e per tutti noi, per tutte le comunità monastiche, il dono della benedizione del Signore. Possa davvero il Signore accompagnare sempre chi sceglie questa via che San Benedetto ha aperto e nella direzione che il Signore Gesù ci ha indicato, possa benedire sempre tutti coloro che cercano con sincerità la via del Vangelo. Concludiamo con la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti oggi a celebrare la festa di San Benedetto, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Benedetto la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Benedetto ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace.